Immaginate una palude dove, non volendo, si entra piano piano per poi accorgersi di non poter tornare più indietro se non con sforzi di volontà immani, oppure, meglio ancora, facendosi aiutare. Il gioco d'azzardo patologico può essere rappresentato così: una dipendenza che tende a sgretolare la personalità a tutte le età. Per sensibilizzare sul tema, l'unità operativa complessa SERD-D della ASL di Pescara ha allestito uno spettacolo sul palcoscenico del Teatro Gianni Cordova, uno che ha dedicato gran parte della sua vita a liberare i giovani dalla droga. La dottoressa Michela Moscone parte da un triste primato. Purtroppo noi abbiamo il triste primato italiano, quindi nazionale, delle giocate d'azzardo nel nostro territorio. Siamo infatti purtroppo al primo posto per le giocate fisse e al quinto posto per quelle telematiche. Però intanto volevo dire che il trend inizia a osservare, a vedere un miglioramento. E questo grazie anche all'impegno di tutti gli operatori del servizio per le dipendenze, di tutti la regione. Qui infatti abbiamo non soltanto l'istituzione pubblica, abbiamo anche il privato, abbiamo i servizi per le dipendenze come le associazioni, la LAD, la PARS, che hanno messo in campo questo meraviglioso evento. Lo spettacolo in questione si chiama Mr. Jackpot, Vincere è facile, della compagnia Tom Corradini Teatro. Una esplorazione emotiva del gioco, ma anche un'opportunità per guardare con occhi diversi un fenomeno sempre più in crescita, come spiega il suo fondatore. L'ispirazione è stata quella di una dimostrazione di come lo storytelling possa coinvolgere il pubblico anche a livello chimico in un certo senso. Ha dato la spinta a scrivere una storia sulla ludopatia o il gioco d'azzardo, ma dal punto di vista del giocatore, creando nel pubblico appunto la stessa tipo di curva emotiva che ha il giocatore nella sua esperienza nell'entrata in questo abisso. E, tanto per dire una cosa che molti forse non sanno, è la dipendenza preferita dalla criminalità organizzata, perché la maggior parte dei ludopatici duri sono persone generalmente che hanno incensurate, non hanno una dipendenza da sostanze, ma psicologica, e sono anche una facile preda per la criminalità organizzata, non solo per strozzinarli, ma anche per manipolarli nel caso abbiano posizioni di potere, per esempio. Rimane una domanda retorica: il giocatore riesce a smettere quando vuole? Ahimè, non è così, e chiaramente il nostro lavoro in qualità di operatori è quello di far emergere il sommerso. Tante persone giocano in solitudine, pensano di farcela da soli, ma non è così.